partita complicata, sì, perché siamo andati sotto, abbiamo iniziato bene secondo me, solo che poi abbiamo preso questo gol, abbiamo fatto una bella azione, noi abbiamo sbagliato un po' a scalare sugli avversari e credo che il primo tempo l'abbiamo fatto anche bene, abbiamo avuto due o tre situazioni per poter pareggiare, poi nel secondo tempo abbiamo fatto i primi 20 minuti un po' di confusione, non siamo stati lucidissimi perché abbiamo lasciato un po', ci siamo fatti un po' non innervosire, però abbiamo perso un po' il filo del gioco. E poi fortunatamente abbiamo trovato questi due gol in 2-3 minuti che mi ha ribaltata e portiamo a casa una bella vittoria. Ecco, la forza della panchina, Ofadi oggi è stato fondamentale, anche Spini, comunque la forza del gruppo ancora una volta nella difficoltà è uscita. Sì, ma era un discorso che avevo fatto in settimana che volevo che insomma, i giocatori che subentrano che diano qualcosa perché abbiamo bisogno di questo. Loro l'hanno interpretata bene, Sofian è entrato bene, anche Spini, anche se non è partito benissimo, poi ha avuto delle opportunità per poter far male, lui deve migliorare perché deve essere un po' più lucido. Però insomma c'è bisogno di tutti, lo dico spesso, e quando entrano così, che ci danno una mano, insomma siamo tutti contenti. Forse la difficoltà che loro l'hanno messo sul piano della battaglia, della foga, soprattutto nel primo tempo, è stata lì un attimo magari la difficoltà della Virtus. Beh, la difficoltà è nata dal fatto che noi siamo andati in svantaggio, loro in vantaggio e la partita è cambiata perché io penso che fino al gol noi stavamo facendo bene, abbiamo approcciato bene. È normale che nel momento in cui devi recuperare un po' di nervosismo, magari meno certezze perché magari vuoi recuperare prima possibile lo svantaggio. Poi invece poi si è visto che nel momento in cui siamo riusciti a recuperarla abbiamo avuto anche la possibilità per fare il 2-1 e portiamo a casa una vittoria bella per noi, per la società, per la classifica, per i ragazzi, perché comunque abbiamo ancora una classifica un po' così, lo diciamo spesso, ma vorremmo uscire un po' da questa zona pericolosa e insomma oggi è un bel risultato. Sesta, mi ha anticipato sesto risultato utile, una classifica che continua a migliorare. Sì, quello sì, continuità, ho detto l'altra volta che bisogna iniziare a fare qualche vittoria importante e questa secondo me lo è, perché comunque c'è molto equilibrio e bisogna beccare due o tre vittorie importanti per poter risalire la classifica. Questa l'abbiamo ottenuta, adesso ci dobbiamo preparare, l'ho già detto ai ragazzi, domenica con l'Atritium è una partita secondo me anche questa molto determinante. Grazie.